Riprendiamo un po' le cose che stiamo dicendo stamattina sull'integrazione tra dati di rilievo del territorio ad altissima risoluzione, in grado di produrre DTM, DSM e ortofoto a 15 centimetri di pixel. Questo un po' di immagini, solo alcune immagini ricavate da questo volo che abbiamo chiuso in 3 giorni, proprio a cavallo tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile, su tutta l'area della provincia. Questa è un'attività che facciamo per la provincia, che sta chiudendo come tutte le province, insomma, che però nell'area di Venezia si trasforma in città metropolitana, comunque ci interessa poco. E poi una proposta che abbiamo fatto a Venice to Expo. Voi sapete che l'Expo, ammesso che si andrà poi a fare effettivamente, ma insomma, ci sono tutta una serie di attese più o meno consistenti su questa storia dell'Expo. Comunque c'è un'iniziativa sostanzialmente sostenuta dalla Fondazione Cassa e Risparmio di Venezia e dalla Camera di Commercio per sviluppare una serie di progetti, appunto sostanzialmente di marketing territoriale, 130 progetti raccolti da questa iniziativa sotto l'etichetta Venice. E questo è uno dei progetti è il progetto che abbiamo presentato, che è uno dei progetti, e si chiama Ecco a Terra del Cielo. Sapete che insomma è il riferimento dell'Expo, insomma, no? È questo. Ecco, questa è l'area su cui è stato fatto il rilievo che ha prodotto, queste tracce che voi vedete sono sostanzialmente le tracce e il piano di volo dell'aereo, una quarantina di strisciate complessivamente, non acquisirà, sono già state acquisite oltre 4.000 immagini ad altissima risoluzione. Ogni immagine pesa 8 giga e mezzo, sono immagini dense ad alta risoluzione, insomma. Sì, il tutto sono circa 4 tera l'immagine, il peso complessivo di tutte le immagini. Ecco, la tecnologia che accennavo stamattina è questa, questo è l'aereo, questa è l'Ultracam, che è una camera, si chiama Vexel, di Microsoft, tra l'altro prodotta da Microsoft. Ci sono alcune alternative di sensori per rilievi aerofotogrammetrici, questo è uno di quelli, molto bella. La cosa interessante è che acquisisce, tra l'altro, se immagine visibile, quindi immagini che possono poi essere ovviamente elaborate e trattate, ma anche c'è ovviamente un sensore multispettrale a 4 bande, anche con l'infrarosso vicino, che consente di fare tutta una serie di operazioni di grande interesse. E vi ricordo appunto il costo di questo tipo di acquisizione, che è veramente molto 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 contenuto, e che consente di avere sostanzialmente, questa è un'immagine, insomma, una semplificazione dell'ortofoto, e questa è una esemplificazione invece, è una delle tante rappresentazioni possibili che si ottengono appunto partendo dalle nuvole di punti derivate appunto da questa tecnologia. Quindi modello digitale del terreno, modello digitale delle superfici tridimensionale. Però i prodotti sono, questo vabbè, ortofoto ad altissima risoluzione, diciamo prima. Questa è che cavolo di posto questo? Oddio, questo è Murano però, eh. È Murano? No, non è Murano. Non lo riconosco. Che diavolo di posto è? Vabbè, comunque Venezia.
Non lo riconosco. Pazienza. Vabbè, questo è un DSM, porca miseria, questo è un DSM, Digital Surface Model, appunto, che evidenzia, è separato dal vecchio, che evidenzia soltanto quello che è appoggiato sul territorio, quindi edifici, verde, infrastrutture e così via. E DTM invece è proprio come se non ci fosse nulla appoggiato sul territorio, quindi è il modello pulito del territorio su cui sono insediate le diverse strutture. Questo ad esempio una shading image, quindi una rappresentazione ombreggiata del modello 3D. Ripeto, l'ho fatto vedere anche stamattina le immagini un po' su filtro, e questi sono modelli che possono essere visualizzati ruotando appunto il modello in ogni, con ogni angolazione utile. Ecco, l'altra cosa molto interessante è ritorna il tema del change detection e la possibilità di utilizzare dei software, poi noi adoperiamo i cognition, classificatore ad oggetti, che consente sostanzialmente di rendere evidenti le trasformazioni delle coperture del suolo. Non solo evidenti, come dire, graficamente, ma abbiamo sempre detto, ripetuto molte volte stamattina, che noi siamo davanti a strutture di dati e quindi possiamo, ad esempio, contabilizzare i volumi o le superfici con un grandissimo grado di risoluzione, e quindi possiamo contabilizzare le diverse tipologie che caratterizzano gli elementi che hanno determinato i cambiamenti di un'area, di un territorio. E forse Silvia anche lì da Rita, no, non si chiama più Rita, si chiama sicuramente fate anche questo tipo di attività. Questo è uno. L'altro tema è proprio questo, cioè quello dell'integrazione appunto tra, appunto, ad esempio, Seattle, il riferimento è questo, i consumi reali, ma il riferimento è Seattle, quello è un bel terreno di applicazione, soprattutto perché i costi sono veramente, veramente interessanti. Questo è un altro utilizzo molto, insomma, rilevante, che è quello della valutazione delle condizioni di rischio che caratterizzano il territorio, perché tu puoi sostanzialmente simulare l'effetto di esondazione. È un modello ovviamente digitale ad alta risoluzione, e quindi tu puoi simulare appunto allagamenti alle diverse quote, e da lì sviluppare un ragionamento appunto sulla vulnerabilità di un'area, di una zona, per quanto riguarda ad esempio strutture interessanti, scuole, edifici, ospedali e quant'altro, e quindi sviluppare progetti di messa in sicurezza. Un altro tema strettamente legato a tutte le operazioni connesse con la protezione civile. Uno dei temi, vi ho detto stamattina, di riferimento, una delle piattaforme è GeoSDI. Mi raccomando, ti sei iscritto a GeoSDI? No. Iscriviti a GeoSDI, se no te lo vai a vedere sul sito di Miskai, una piattaforma di grandissimo interesse, open source, basata su GeoServer. È la grande piattaforma per la gestione di dati georiferiti, completamente open. Eh no, quello secondo me lo dovresti guardare, perché lo voglio. Sì. E poi racconto, segnalo, questo vale per ritorniamo un po' ai discorsi con cui ci siamo lasciati stamattina. Ecco, poi ovviamente ci sono modelli, questa è una visualizzazione banale, ma insomma, il tutto può essere appoggiato su piattaforme WebGIS. I tuoi dati riferiti, quindi appoggiare sul modello. I sistemi di visualizzazione sono tanti. Queste sono alcune immagini, adesso non le posso, alcune cose sono grandi. Questo invece, questo è la,
è un pezzo della Giudea, l'isola che sta davanti, insomma, alla parte storica. Questa è l'isola San Giorgio, dove c'è la Fondazione Cini. Questa. Adesso fate caso un po' a questi particolari. Ecco, questa è l'immagine a falsi colori che dà sostanzialmente la possibilità di costruire l'NDVI. L'NDVI è un indice, tu forse ne hai sentito parlare, che dà una valutazione specifica sullo stato della vegetazione. Questo appunto è l'infrarosso vicino che ti consente una elaborazione. Stiamo parlando di immagini, ma abbiamo detto stamattina che di immagini non sono fotografie, sono strutture di dati. Ritorna sempre questo concetto di strutture di dati. E cartografia? È veramente un'altra parrocchia. Questo è un dettaglio. Ah, questa è una cosa stupenda. Cosa pensi che sia? Un labirinto. Nessuno di voi ha fatto un giro alla Fondazione di Cini? Peccato. Questo è il labirinto che è questo oggettino qua. Eh? Che sia un campo di calcio. No. Questa è una, non è ancora la risoluzione massima della. Vabbè, questa è la. Sì, però si riesce a identificare il piccione, il colombo. Il colombo sta dentro la quindicina, un pixel cucca un piccione, questa è la cosa ideale. E questo è un altro pezzo, questa è la punta della salute. C'è, questo è il museo di Pinot. Interessante, e anche qui appunto è una elaborazione dei falsi colori che identifica. È interessante, se fate caso qua, sapete che questo rosso qua sono le alghe che sono cresciute in quest'ultimo periodo, vedi anche qua molto maggiore, perché questo è esposto al sole, questo qua è il sud-ovest questo pezzo. Ma consiste in una calibrazione dei verdi o è un sensore che non ho capito. Io questa è una tonalità di voce che. Questa visualizzazione sì. Si basa solo sulla calibrazione del verde. No, questo è un filtro, è un filtro che viene consentito sostanzialmente dalla elaborazione dei dati del sensore multispettrale. Che ti mette in evidenza. Un determinato tipo di risposta radiometrica che ti identifica. Questo è un campo da calcio che è verde, verdicchio un po' rovinato, deve essere ovviamente poco. Ma non sapevo mai che esistesse, e non esiste tutta la storia dei preti, quindi sono i campi da calcio. Magari sarà, può darsi che sia anche. No. Chissà, questo. Lì poi c'è anche un problemino con questa immagine, quindi può darsi che sia anche un campo in finto, in erba finta. Sì, infatti. Questo è sempre la stessa, sempre l'isola di San Giorgio, esattamente di fronte a San Martino. E così via, sono proprio soltanto alcune. Ma però sono, dovrebbero essere delle altre, non so se sta caricando, ma forse non è l'ultimo file. Comunque già avete un'idea. Boh, questo appunto è un dato di straordinario interesse che è la base d'appoggio per fare energy mapping. Adesso io purtroppo sono sulla rete sta roba qua. Facciamo un salto, tanto poi non abbiamo. Vabbè che poi ritorniamo un po' su questo altro cosa, mi piacerebbe farvi vedere, anche perché poi tutti i materiali li provate. Ecco, questo ad esempio sono. No, questo è accaduto il 4 di aprile e la discussione di 5 tesi di dottorato, sempre dottorato nuove tecnologie, e credo abbastanza interessanti queste sul sito del dottorato nuove tecnologie, internet, le potete, sono tutte scaricabili, tema del render conto e del comunicare eccetera eccetera, condividere eccetera.
Queste sono cinque tesi, sono quelle recenti che abbiamo fatto. Oddio, questo ma come si sposta da una parte all'altra? No, dove sta qualcosa? Porca miseria. Ma questo mo c'è la risoluzione diversa. Oh santo Dio. Perché adesso qua la risoluzione del PC si è sincronizzata con quella del proiettore. Qua si vede poco. Ma insomma, una si chiama proprio Energy Web, è lo sviluppo di quei temi di cui parlavamo stamattina, appunto. E l'altra, adesso non ci sta la Daniela. Sono servizi avanzati del turismo, questa è raccomandazione contestuale basata su modelli ontologici, è la roba che serve per fare, per costruire un sistema appunto di marketing territoriale basato su una grossa struttura di dati, orientata opportunamente in ragione del profilo delle persone che attraversano una certa area. Se mi raccomandazione sono soltanto quelli che orientano in maniera congrua, diciamo così, la struttura di dati, cioè quello che c'è di interessante, però filtrato in ragione delle curiosità, degli interessi che esprime, noi lo chiamiamo Adriano, insomma, che esprime una persona e che da esso stesso, visitando determinati settori e utilizzando sempre i nostri strumenti che abbiamo in tasca, noi tutti quanti, e dà anche impulsi per calibrare sempre in maniera più opportuna. Vabbè, gli piacciono gli spaghetti o le vongole, però gli piacciono anche i cristi del 300, eccetera, eccetera, e questo non l'abbiamo conosciuto perché fa. Però a un certo punto va anche a comperarsi i vasi, qua dei ceramisti artigiani locali. Allora questo va sostanzialmente, cioè un determinato tipo di comportamento, quindi di esplorazione dei dati, consente il riadeguamento sostanzialmente di quello che è il profilo che è progressivamente aggiornato di un utente, di un utente che poi può essere una classe di utenti e che quindi noi quando conosciamo possiamo sostanzialmente proporre tutte le persone con caratteristiche simili che attraversano la zona, gli riproponiamo sostanzialmente le cose che interessano al nostro ideal tipo, al nostro tra virgolette, profilo adriano. E del temporeale, vecchio mio, del temporeale che è fondamentale, perché tu stai, giri per Ostuni alle 12:30, c'hai fame, però c'hai dei gusti che in qualche modo sono stati già identificati, allora ti si propone patate e cozze, come in quella trattoria che ha messo sul web il giorno prima, quindi informazione, cioè oggi venerdì 13 facciamo patate e cozze a 7 euro al piatto. Questo è il meccanismo. E quindi c'è anche questo tema della manutenzione della struttura dati, che è il punto cruciale ovviamente di tutti i sistemi, adesso peccato che non ci sta la Daniela di stamattina, che è il tema cruciale per la vitalità effettiva di una. Non stiamo parlando adesso di marketing territoriale, che appunto è una questione cruciale. Quindi questo vuol dire dare come dire, non mi viene il termine, dare delle chiavi per entrare all'interno struttura dati per l'aggiornamento della propria area. Esercenti piuttosto che ai cittadini che possono segnalare l'evento, la cosa interessante che magari è capitata, l'incidente, metti conto che blocca un pezzo di, non so,
temporeale e dato georiferico, queste sono le due condizioni assolutamente da non poter considerare in maniera separata. L'altra tesi, questa è Smart Environment, adesso purtroppo se lo ingrandisco, non so perché, ma non so se riesco a spostare, se riesco un po' a spostare. Vediamo un po', attenzione un po'. No, non funziona. No, perché non so, ma, vabbè, manca il cursore sotto. Beh, questa bella tesi di Nicolò. Beh, attenzione, sono due persone diverse queste, dunque. Il primo è un architetto, il secondo è un ingegnere elettronico, il terzo, Nicolò, è un geologo, la quarta è un ingegnere dei trasporti, l'Antonella Ragnoli, e l'altra invece è una scienziata ambientale, cioè la laurea in scienze ambientali, che tra l'altro lavora all'ARPAB, che quindi ha fatto i 3 anni di dottorato da noi, in maniera anche molto furba. Beh, l'altro quello è lo Smart Environment, lì è appunto infrastrutture di monitoraggio diffuso, è il tema appunto della sensoristica diffusa. Questi sono tutti pubblicati e tutti scaricabili, secondo me questi sono dei riferimenti che vale la pena buttarci un occhio, così come è interessante anche un'altra tesi di dottorato, Smart Safe Road, quindi ICT per l'infrastruttura intelligente e sicura, è il tema del dialogo tra veicolo e rete stradale. Ormai voi sapete che c'è una fortissima voi non leggete la domenica il Sole 24 Ore, non lo comprate? Nessuno? Io non leggo il Sole 24 Ore, però so per esempio. No, ma tu lo devi leggere la domenica, non sempre. La domenica, perché dentro c'è l'inserto che si chiama Nova, e che è l'inserto sull'innovazione del Sole 24 Ore, il cui direttore è Luca De Biase, che è un personaggio di Rola, e allora quando io non mi buco in basso mi devi mettere a fare, insomma, cazzo, potrebbe dire, il personale è venuto anche da noi, insomma, per fare sempre. Noi ogni anno invitiamo un personaggio, è venuto Ratti, è venuto Luca De Biase, è venuto Michele Vianello, che si è accorso al tema Smart City e quant'altro, e Forghieri, voi non lo conoscete, è quello che ha curato Claudio Forghieri, ogni anno a Bologna la grande convention su Smart City. Beh, insomma, adoperiamo queste insomma, occasioni anche per chiedere a personaggi interessanti di farci delle lezioni, che siano lezioni magistrali, insomma delle conferenze di alto livello, che poi è tutto registrato, tutto accessibile alla rete. Se andate a vedere sul sito del dottorato, ci stanno tutte le conferenze che da 10 anni a questa parte, tutte registrate, messe sul sito, scaricabili con i materiali e quant'altro. Andate a vedere la conferenza di Luca De Biase, un personaggio che io amo tantissimo, un personaggio di grandissimo livello, per cui cavolo, conosci Luca De Biase, non ti compri il Sole 24 Ore domenica, cazzo, invece di fumare 2 euro ti compri il Sole 24 Ore domenica, che veramente è ricchissimo. L'ultimo, questo di domenica scorsa, c'è un'intera, la doppia pagina interna, tutta dedicata sostanzialmente all'innovazione nel settore automotive. Ormai si va sempre più velocemente verso veicoli automatici, da un lato, e veicoli che interagiscono con l'infrastruttura di rete, che è anch'essa, come dire, armata, tra virgolette, cioè, come dire, infrastrutturata appunto di sensoristica di vera natura, con ovviamente un dialogo continuo sostanzialmente tra l'infrastruttura e il veicolo. Questo è lo scenario di riferimento per quanto riguarda una delle frontiere innovative dell'infomobility, giusto? L'integrazione tra informazione e mobilità e sistemi di mobilità. Il lavoro dell'Antonella, ingegnere testardo e tosta, è esattamente su questo tema.
Smart Safe Road, quindi strada intelligente e sicura. Questo è un po'... Beh, su questo c'è anche un altro settore di sviluppo pazzesco, cavolo, tu c'hai delle belle responsabilità su questa roba qua. Eh no, è così, eh. E qual è che tutte cose le macchine vedono da sole? Questo è lo sviluppo, ma ormai siamo vicini, ci sono ormai i rally che fanno anche 200-300 km di macchine completamente autonome, ma siamo molto 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 vicini, ma c'è tutto il sistema, oddio, non basta toccare, sì. Sì. Tutto il, però là non lo vuoi più, no, che è successo? È un settore di grandissimo interesse, perché al centro c'è proprio il tema della sicurezza, di fatto è questo, quindi la riduzione della responsabilità a carico della guida di ciascuno di noi sostanzialmente, quindi il dialogo tra veicolo e rete sempre più indipendente dai comportamenti soggettivi. Qua è un altro terreno straordinario. Il tema della sicurezza stradale è un tema, noi ci lavoriamo molto su queste cose. E, l'altro tema, alberi in città, questo non si capisce anche poco, letture innovative. Beh, questa è la tesi della Silvia, un'altra Silvia. Lei si occupa di indicatori ambientali in ARPA, Venezia. Ma è venuto da noi per imparare un po' di tecnologie applicate a quelli diversi. E lei lavora ovviamente sugli alberi, ma è sugli alberi. Una cosa bella, secondo me, dovresti raccontarla a Dino Bo, perché lui non capisce niente di questa roba qua. Sto scherzando, mi raccomando, anche perché se non siamo un po' leggeri qua, addio. E, sì, ma Borri lo vedo proprio di vecchia scuola sostanzialmente. Vabbè, però però invece ho prodotto persone straordinarie come Angela Barbanet, soprattutto noi a Venezia, sempre scherzicchiando. Un lavoro molto bello, molto bello, e questo è un altro tema fantastico di iniziativa, secondo me. Allora, la massa vegetale in ambito urbano è sostanzialmente uno straordinario indicatore di sostenibilità ambientale. È possibile, appunto, con i dati di rilievo 3D, tipo LIDAR e simili, è possibile quindi identificare, così come con rilievi Dense Imaging Matching, vi mostravo prima, è possibile quindi identificare e contabilizzare la massa vegetale. Ed è possibile, in ragione delle specie arboree, costruire un indicatore di capacità di, di purificazione dell'atmosfera. Come sapete, il processo che caratterizza tutto l'attività clorofilliaca. Bon. E questa, la tesi è veramente molto bella, è questa, è cioè dalla valutazione dello stato della vegetazione si ricavano limiti per la mobilità dei veicoli. Ogni macchina, cioè non so che macchina c'ha, e consuma, non so, 30 grammi di CO2 al minuto per chilometro, quello che sia. Quindi tu puoi, appunto, sempre utilizzando risorse InfoMobility, poi, e quindi sensoristiche che consente di misurare il numero delle macchine, avendo le caratteristiche delle macchine, voi sapete che dentro le macchine c'è un oggettino straordinario, non mi ricordo mai il nome, che è una specie, non è la centralina elettronica, ma è un sistema che controlla e monitorizza in continuo il comportamento complessivo degli organi fondamentali. Ma non è la centralina elettronica che gestisce appunto
motore, e il numero, se c'è il telefono lo chiamo su, me lo faccio dire, non me lo ricordo, è straordinario, il cui dato può essere estratto e utilizzato per controllare sul fenomeno remoto il comportamento di una popolazione, comprese le emissioni reali nelle diverse condizioni, perché ovviamente sono condizioni che possono essere determinate dalle condizioni meteo, dalla ventosità, dall'umidità, da tutta una serie di cose. E insomma, quindi la situazione della condizione della vegetazione è quindi un indicatore di sostenibilità del volume di traffico sostenibile in ragione delle porzioni di territorio caratterizzate da una determinata situazione di vegetazione disponibile. È stato chiaro? Chiarissimo. Ah, allora, stupendo. Al contrario, dimensionare progetti di verde. Esattamente, infatti da lì non è cosa, fa parte sempre, fatela leggere questa cosa, tu che ti occupi di queste cose, di verde, eccetera, eccetera. E no, perché ovviamente le diverse specie arbore hanno condizioni di vita diverse. C'è appunto il problema del tempo, in questo caso non reale, ma quasi reale. Evidentemente la vita di una pianta ha cicli diversi dalle altre, in ragione della stagionalità, in ragione ovviamente dell'età, e anche là c'è un ciclo di vita. Quindi è una condizione che varia nel tempo e deve essere quindi conosciuta e controllata. Questo è appunto l'altro tema dell'acquisizione di dati low cost. Ovviamente. Quindi tu puoi sostanzialmente fare dei piani della mobilità, ma non a partire dai flussi, ma a partire dalle condizioni di sostenibilità. È veramente molto, cioè, andate a guardare per esempio, ma oddio, sai, ogni scarafone non è non prende una messa solo, sì, sono intensi che io proseguo, sì. Perché vi parlo di questo? Perché di fatto l'attività di ricerca strutturale è un'altra cosa che deve essere in qualche modo. La ricerca può avere caratteristiche diverse, può essere una sorta di percorso che ciascuno di noi in qualche modo compie, in maniera autonoma certamente, ma che deve essere in qualche modo proprio fertilizzata dall'interscambio, dalla sinergia sostanzialmente, no? E quindi qualsiasi attività di progetto, di iniziativa, insomma, è sostenuta da una mentalità vicina all'atteggiamento del ricercatore, non del ricercatore specialista. Se smettiamo nell'abito del ricercatore, di colui che pensa, ragiona nelle proprie condizioni e acquisisce elementi, stimoli, elementi di innovazione, o no? Diciamo che questa cosa della raccolta dei dati sul campo certamente allarga a un bacino più ampio. Questo sicuramente, però anche leggere Nova 24, no, sono 24 ore la domenica Nova. Ma sì, ma io leggo del piano del suo Tosca. L'associazione di lavoratori, insomma, importante. Insomma, sì, la ricerca in qualche modo è la nostra tensione anche individuale su una riflessione critica sulle cose che facciamo, però irrorata da elementi di attenzione, di cultura, di osservazione e anche del mondo che ci circonda. La ricerca può essere sentita ad altissimi livelli, può essere appunto orientata al fare, quindi a ricordare in qualche modo la nostra attività.
Vado? E adesso la rete. Comunque, tutta sta roba qua, dottore di ricerca nuove tecnologie, ed è tutto quanto lì, tutte le varie tesi dottorato scaricabili, potete scaricarle liberamente. Così anche i materiali che guardavamo stamattina, ciascuna di quelle schede possono essere scaricate, ma da lì, dal fondo di quelle schede, eccetera, si va poi, c'è appunto un link che porta invece proprio a tutti i rapporti sia di ricerca che di ricerca applicata, sviluppata nell'ambito delle diverse attività. Dunque, come andiamo avanti? Vi faccio vedere qualche altra cosetta qua, insomma, vediamo un po', vi faccio vedere una qualche cosa, vediamo un po' se vi piace questa roba qua. È vecchia, ma è sempre buona. No, perché l'avevo messo insieme, oddio, vabbè, ci sta, vabbè, insomma, vabbè, insomma, però c'è sempre qualche problema con internet. Ah, questo è un tema, secondo me, fondamentale. Mi dispiace, ma scrivetevi questa roba che vi dico. Dovete leggere questa roba che si chiama Wikicrazia. Mai incontrato? Eh? L'hai letto? In parte. Che volevo dire in parte? Sono un libretto di 120 pagine. E chi l'ha scritto? Magari. No, l'ha scritto Alberto Cotti, che è un mio carissimo amico, tra l'altro l'assegnista di ricerca da noi. E allora confondo con un altro libro. Wikicrazia, no, Wikicrazia è qua, no, non ci sta la rete, però Wikicrazia. Andatela a trovare, me lo potete anche scaricare, Alberto Cotti, che mai sentito, però gliel'ho detto anche 100 volte a Nicola, che credo che l'abbia invitato anche qua a Bari. Alberto Cotica è intanto è una persona straordinaria, intanto fondatore dei Modena City Rambler. Fisarmonicista ed economista, personaggio straordinario, veramente straordinario. Lì ci stanno tutte le cose che abbiamo registrato di Alberto, personaggio straordinario. Sono io a Bruxelles, c'è una straordinaria moglie nera come la pece. Lavora al Consiglio d'Europa ed è tra i primissimi che hanno cominciato a riflettere appunto su questo tema. E quindi che vuol dire la costruzione di wiki di politiche pubbliche? Beh, tu lo devi sapere. Costruzione wiki qui altro. Parla, Silvia, cioè, parla più forte. Costruzione wiki, cioè il fatto di condividere le politiche. Cioè, stesso principio di Wikipedia. Eh sì, sì. Cioè, ognuno. Quindi la condivisione di politiche pubbliche la propria esperienza proposta. Sì. Ma perché? Beh, per conoscere, imparare dalle politiche. Perché costruzione wiki di politiche pubbliche? Per imparare dagli errori degli altri, eh? Per immagini. No, scusa. Per imparare dagli errori degli altri, quindi nel momento in cui ci si approccia alla politica, sì e no. Esperienza, sì e no. Sì e no. Ma forse semplicemente per la conoscibilità delle politiche pubbliche, che spesso sono. È un'ispirazione, modelli. Sì, si articolano. Acqua, non fuoco, acqua. Secondo voi le politiche pubbliche come sono costruite? È un processo che assomiglia a quello della Corte dei Minimanotti, diciamo. Spiegamelo, no, ho capito quello. Credo che. Con un processo non sempre limpido quanto vorrei. Sì. Non solo, ma poi sono costruite ovviamente da un soggetto pubblico che spesso ha un gravissimo difetto, debolezza. La poca conoscenza della realtà, la poca trasparenza. Poca trasparenza, poco conoscenza, ma non soltanto. Sì.
che deriva da che cosa? Ne abbiamo parlato anche stamattina sul versante delle tecnologie. La lontananza rispetto alle tecnologie. Eh? Rispetto alla lontananza rispetto alle tecnologie. Questo sicuramente, ma ancora prima... La distanza dei cittadini. Esattamente. La democrazia rappresentativa. Bravissimo, esattamente questa è la questione. Sostanzialmente privi, ne abbiamo parlato stamattina, di sistemi di ascolto sostanzialmente, per capire, comprendere e in qualche modo tenerne conto, d'accordo? E quindi il ragionamento di Alberto Cotti, che però datevi a leggere questo libro, porca miseria, è veramente nel primo di questa serie, insomma, di ha aperto un dibattito molto interessante, cioè, c'è una crisi generalizzata di tutto il sistema del governo pubblico. Allora l'idea è cercare di collaborare, dare degli spunti, da contribuire con elementi in una ottica, per quanto possibile, io ci vedo poco, comunque questo è il senso del, in senso di costruire dei processi collaborativi tra comunità locali e istituzioni pubbliche, sono nuovi modelli di governance. Governance, sapete la differenza tra governance e government? Eh? C'è una bella differenza. Beh, governance sono i suoi modelli. Gli attori che decidono. Esattamente. La complessità degli attori. Esattamente. Esattamente. I nuovi modelli. Nessuno la gestisce. I modelli, nuovi modelli di governance, tra l'altro, sono basati su un elemento fondamentale di cui stiamo parlando da stamattina. E quindi da quadri di conoscenza condivisi. Questo appunto. Vedi, però, esattamente così. E tu che formazione hai? Io ho studiato pianificazione territoriale. Sempre a Milano. Poi un po' di specializzazione in OGIS, punto di vista tecnico, okay. Ma sempre a Milano? Fotografia. No, OGIS ho fatto a Roma. Però nella mia vita mi sono occupato molto di partecipazione. Alberto Cotti lo devi proprio conoscere, no, ti manca, lo devi recuperare. Il bianco e c'è lui in copertina. Sì, 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 esattamente. Okay. Il libro, la verità è che è confuso. La persona con cui sto insieme, insomma, mi accompagna. Mi leggeva dei pezzi. Ah, però tu da dove? Perché lei mi diceva, questo ti interessa, sì, però non è un 5. No, quello devi riprendere. No, perché Alberto è un personaggio veramente straordinario, guardatevi un po' le cose, che è veramente un perfetto, è un personaggio poliedrico, ha lavorato in economia, adesso sta facendo un dottorato di ricerca in Spagna, e questa formazione artistica, c'è questo CD stupendo che si chiama La Grande Famiglia, ma è fantastico, bellissimo, è veramente... Ed è una persona che ragiona moltissimo su questi argomenti, insomma. Questa è una delle, ovviamente, dei terreni di impegno, quindi produrre, come dire, piattaforme wiki per costruire un fronte costituito da una pluralità di soggetti in grado, come dire, di, tra virgolette, cooperare o insomma, interloquire in maniera informata con le strutture di governo anche locale, questo è un po' il senso della cosa. Beh, insomma, questa era una delle cose che spesso mi capita di ragionare. Il processo della conoscenza è il processo di decisione. Adesso anche per qua non riesco a ingrandirla sta roba, porca miseria. Vediamo un po' se riesco in qualche modo. No, questo ha cambiato completamente, infatti è quello che sto facendo esattamente, meno più, ma non gli piace, ma questo, vabbè, pazienza. Comunque questo ve le lascio, queste cose, tra l'altro sta già sul PC che vi ho lasciato. Ci sono alcuni riferimenti molto importanti. Beh, intanto ce n'è uno proprio sul versante della cosiddetta nuova geografia. Voi sapete, maggio 2005
ormai che sono due anni e un mese. Facebook. Ma c'è? Chi? Facebook. Facebook forse dopo, forse un pochino dopo. No, nasce Google Earth. Nasce Google Earth. Google Earth ha cambiato il mondo, o no? Siamo tutti d'accordo, no? Eh? Nome? No. Sì, subito dopo Google Maps. Ma prima, attenzione, voi pugliesi, porca vacca, mo ritorno alle cose che dicevamo a pranzo. 2010, che ci stava? Mm? No, 2010, 2000, scusa. 5 anni prima. Beh, insomma, con qualche connessione con Google Earth. Roba fatta qua a Bari. O 2000, non 2010, 2000. 5 anni prima. Planetec fa una cosa che si chiama Atlante Italiano. Mai visto? Sì. Tu l'hai visto? Sì. Veramente? Ora c'è il sito PCN. Sì, che fa schifo, quel portale cartografico nazionale che è veramente un cesso. Sì, ma a te, questo è il portale cartografico nazionale e di mo. Stiamo a parlare del 2000. 5 anni prima di Google Earth. E di che cosa stiamo a parlare? Di cosa abbiamo detto durante, quando siamo mangiati quella cosa lì? Della straordinaria bizzarria di questa regione che ha una struttura come Planetec. Che invece lavora assolutamente fuori, e questo è bizzarro. 2010, che cos'era Atlante Italiano? Beh, è un'iniziativa del Ministero dell'Ambiente, tra l'altro, eh? Infatti era pubblicato subito nel sito del Ministero dell'Ambiente. Dunque, utilizzando tutta la cartografia, è tutta la cartografia tecnica dell'IGM, Istituto Geografico Militare, che adesso è una baracca morta, drammaticamente morta, ci stanno 600 persone che lavorano, costa 40 milioni all'anno al contribuente, senza produrre nulla. Vabbè, a proposito, quella sì che è cartografia. No, zero, sono, ma non fanno niente, non fanno nulla, ma nel senso stretto del termine. Insomma, comunque, tutto il repertorio alle varie scale, fino al 25.000 sostanzialmente. E poi tutti i dati della CGR. CGR sapete cos'è? Come? Lo conosco come acronimo, però... come? Compagnia Generale Riprese Aeree. Licinio Ferretti è il suo fondatore. Senza la CGR non ci sarebbe la testimonianza delle trasformazioni territoriali del nostro paese dai primi anni 50 fino ad oggi. Licinio Ferretti, a cui ho dato la laurea d'honorem poco prima che morisse, circa 6 anni fa, allo IUAV, il Sistema Informativo Territoriale, e adesso comperata da Blom, che è un pezzo di Microsoft e che produce tra l'altro quel sito che pochi conoscono, non si capisce perché, che si chiama Bing Maps, l'adoperate? Sì. È la cosa più bella che ci sta, perché utilizza appunto le ortofoto oblique che vengono realizzate appunto da un rilievo aereo con 5 camere con inclinazione diversa, e quindi produce sostanzialmente una serie di immagini che poi vengono fuse e integrate
per sì, con, su Bing, Bing Maps vedete semplicemente quattro immagini nord-est, sud-ovest, d'accordo? Ma in realtà il dato reale, quello che si può tra l'altro acquistare, mentre lì sono quelle quattro immagini sono gratuite, insomma la parte commerciale invece dà una, sono una trentina di immagini complessive, quindi dà proprio una visualizzazione straordinaria appunto del territorio di interesse. E dunque, come mi sono perso? Sì, CGR. Ah sì, Atlante Italiano, certo. Allora, tutti i dati, voi sapete che ormai dal 98 in poi c'è un rilievo continuativo di tutto il territorio italiano fatto dal SIAN, Sistema Informativo Agrario Nazionale, che è la base che serve per i pagamenti in agricoltura che fa l'AGEA. L'AGEA è la struttura nazionale, non so qua regionale si chiamerà, sì, nel vero si chiama AVEPA, qua ci avrà una sigla. Dunque, quindi avevo messo insieme tutte le immagini, le ortofoto sostanzialmente, prodotte dalla CGR, e tutta la cartografia, per cui tu avevi la possibilità di esplorare sostanzialmente una porzione del territorio e contemporaneamente dalla carta tecnica alle diverse scale passare quindi all'ortofoto o viceversa, oppure sovrapporre e trovare dati alle diverse età per avere già le prime applicazioni di change detection. Tu potevi sostanzialmente apprezzare i cambiamenti avvenuti in un determinato territorio. Atlante Italiano, Planet 2000, cioè, è pazzesco. A proposito di questa terra, no? E non so, guarda, sicuramente loro hanno visto Atlante Italiano 5 anni prima e poi Google ovviamente ha comprato tutto quello che poteva essere acquistato in termini di aziende che hanno prodotto dati di provenienza Earth Observation, cioè dati di osservazione della Terra, integrati e quindi costruito appunto un globo integrale ad altissima risoluzione. Beh, questa è stata una grandissima svolta. Adesso non mi ricordo perché da dove è arrivato, mo, scusate, ma mo, bio anche perché. Beh, quella è stata, sì, diciamo, una svolta, ah, sì, ecco, eccolo qua, Digital Earth. Digital Earth, sai quello che vuol dire? Infatti quello è il 2000. Al Gore. Questo era il grande paradigma, Digital Earth, cioè terra digitale. E sostanzialmente, c'è una bellissima cosa, adesso forse c'è qualche cosa. Insomma, lui ha aperto un altro mondo, che è quello della coordinata, della nuova coordinata. L'URL che cos'è? Di una risorsa su web. Bravo. Ma è una risorsa informativa associata ad una, ad una risorsa geografica. Digital Earth vuol dire questa cosa così. Quindi è una nuova, è la, io l'ho sempre abbiamo chiamata ipercoordinata. Perché una coordinata informativa, questo è stato, sono anni che hanno caratterizzato la nostra contemporaneità. No, questa cosa non ce ne rendiamo conto, ma adesso siamo in questa condizione che a ogni coordinata geografica dillo forte però. Corrisponde un URL. Cioè, un dato su internet. Digital Earth, questa era la grande visione di Al Gore, stiamo parlando del 2000. E da lì poi la nascita progressiva dei globi geografici, NASA World Wind non avete mai visto, ma insomma comunque, non so se nelle altre slide c'è un po' di roba. E quella, il 2000 è stato un anno assolutamente straordinario.
rifatto appunto la matrice di Google, Google Earth è quella cosa lì. Prima di Google Earth c'erano una serie di globi, non so se ce n'è qualcuno qua. Ah, eccolo, vedi, sì, questo è. Beh, questo è del 2012, l'avevo preparato, sta roba 2 anni fa. E rappresenta multi risolvente, multi temporale, sì, ah, lo leggete là. E così, Digital Earth è stata proprio una delle grandi svolte proprio nella nostra cultura. Gore, insomma, è stato un personaggetto, e appunto questa cosa qua e l'integrazione VGS84, sapete cos'è? Sì, perché ogni dato che proviene, no, da un GPS è questa coordinata VGS84, World Geodetic System, è la coordinata informativa, questa è. E quindi un altro modo di vedere alle cose del mondo, sì o no? Tutto questo mondo è basato sostanzialmente sull'integrazione tra VGS84 e UNURL. E beh, queste sono delle cose proprio, sono delle pietre miliari sostanzialmente. Beh, sai, non ci si riflette, perché ormai sono come dire degli elementi in qualche modo metabolizzati, che però non sono così evidenti se tu non ci si metti lì a pensare. E questo è sono proprio è una condizione, infatti giustamente avevo scritto concettuale, metodologica e operativa. È proprio è un mondo differente, è un mondo assolutamente differente. E questa è, infatti sono un po' di globi, eh? Questo è quello di Google, ma questo è NASA World Wind, questo è quello di Bing prima di Bing Maps. E c'è stata in quegli anni là una enorme evoluzione. Adesso GeoSDI è in fase di adozione da NASA World Wind e che ha sostanzialmente è impostato sulle cinque dimensioni, cioè tra le tre coordinate che sono quelle spaziali, la quarta coordinata qual è? Oh, il tempo. E la quinta? Ecco, meno ovvia. È il tematismo. È il tematismo. È il tematismo. Eh? Il livello, no? Non ho capito. È un livello. La stessa mappa potrebbe esserci. Sì, è un tematismo. È appunto... sono coordinate che integrano di appunto dimensioni differenti, quindi quella spaziale con il tempo, il concetto di change detection è assolutamente legato appunto ovviamente al tempo, e il change detection è associato ad un tematismo, trasformazione dell'ambito agricolo piuttosto che dell'urbanizzazione piuttosto che eccetera eccetera eccetera, è un cose. E questo è appunto questa storia qua, no? Il paradigma della rappresentazione. Sì o no? Io guardo Giuseppe. No? Appunto è la trasformazione sostanzialmente da una rappresentazione basata su un sistema di segni, a una rappresentazione basata su struttura di dati, tra parentesi immagini, che immagini nel modo un po' sbagliato di dire. Ovviamente questo è un mondo che si integra, posso vedere un po' le cose, si integra con questa galassia che gira intorno al nostro pianeta, con una prevalenza ovviamente di satelliti ad uso militare, come voi sapete che l'innovazione è un sottoprodotto della ricerca militare, lo stesso internet. Internet sapete com'è nato sostanzialmente, no? Esclusivamente per dotare appunto l'esercito americano di un sistema di comunicazione in qualche modo indenne da qualsiasi tipo di
evento. Esattamente. E così, questo è, però è nella storia dell'umanità sostanzialmente, perché la guerra ha prodotto e produrrà innovazione, giusto pensando semplicemente ai droni, giusto per avere un'idea, insomma. Sì, questo è lo sviluppo delle modalità di acquisizione satellitare, ma anche, questo appunto è tutto il ragionamento, ne accennavo anche stamattina, delle diverse piattaforme e della sensoristica. Questo è, questo è il nostro aeroplanino, uno Sky Arrow, molto bello, in carbone, ali pieghevoli per 600 kg, trasportabile su un rimorchio, tutto di carbonio, pensato esclusivamente, tutto italiano, progettato da Medaglia d'Oro dell'Aviazione, tra l'altro. Adesso fabbricato in Italia, è un'azienda vicino a Roma che la produceva, fallita. Questa è una delle vicende straordinarie di questo paese, un oggetto di straordinario interesse. Ecco, questo che vedete sotto sono i primi nostri oggetti, costruiti nel 2009, degli accrocchi micidiali, che però funzionavano. Quell'immagine che vedete sotto, quello è uno dei rilievi che abbiamo fatto integrando a feltre per fare dei test per acquisire immagini da integrare con i rilievi. Questa sotto là si vede male, si vede poco. È una piattaforma girostabilizzata sostanzialmente per avere tutte controllate da remoto, per avere la possibilità di inclinare sostanzialmente la culla per l'acquisizione di immagini. Queste sono le ultime cose, questo è un bestione che porta fino a 30 kg, c'è un bestione a un diametro di un metro e venti, una macchina, 8 motori. Molto potente, che si riesce a tirare su una pecora, no, ma insomma un agnellino sì, volendo. Questa era una breve carrellata, insomma, poi sul versante, poi torniamo su l'immagine che abbiamo visto stamattina. Questa poi altre cose abbiamo fatto, tra l'altro, se andate a guardare sempre sul sito il dottorato eccetera, 10 giorni fa abbiamo fatto proprio un seminario tematico sui modelli 3D battimetrici, perché la cosa straordinaria è che adesso la realizzazione, i modelli 3D possono essere appunto realizzati sia sui contesti tradizionali, ma anche in territorio subacqueo, appunto con tutta una serie di tecnologie che hanno caratteristiche analoghe sostanzialmente a quelle che caratterizzano i sistemi laser terrestri, il multibeam e il side scan sonar. Le applicazioni sono numerose, non so. Questa invece è un'immagine che dovete. Questa è un. Adesso però tu che hai più responsabilità, la devi, ti alzi là e la commenti, per favore. Dai, così io mi riposo. Avvicinati, no, ce la devi commentare. Ce la puoi commentare? No, avvicinati così ce la mostri. Ah, meno male, qualcosa lo mi sa vedere. Questa. E la devi commentare tutta. È una cosa in chiara durante il militare. È abbastanza inquietante. Sì, ma con un riflesso comunque anche sulle questioni legate a tante altre cose, anche sul civile. È una infrastruttura con dei punti d'ascolto wireless fissi e dei sensori che all'occorrenza si lanciano e vanno in giro, raccolgono dati e li trasmettono a terra. Quindi in momenti diversi da terra potrebbero esserci quantità diverse di sensori in circolazione. Per monitorare addirittura con degli hub satellitari orbitali, cioè una cosa proprio più grossa del GPS, cioè. Chi la deve fare questa cosa? È in fase avanzatissima di sviluppo.
Questi sono sistemi con cui funzionano tra l'altro i droni, il Predator americano, che ce l'avete qua vicino tra l'altro nella base. Però serve anche per fare altre cose. Lì ci sono piattaforme diverse, almeno tre. Sì, con un sistema di gestione del volo, software per i campi di allocamento. Insomma, però c'è anche un aereo, quindi c'è il ground software bus, terra. Quindi con un'infrastruttura software distribuita fra cose che volano e cose che si attendono. Una mostruosità, devo dire. Come? Una mostruosità? No, però è il mondo in cui stiamo vivendo. È assolutamente il mondo, tutta la meteorologia, ad esempio, meteo.it, dove pensi che funziona esattamente così, integra esattamente questa serie di dati fortissimamente integrati, quindi dalle centraline ground, a terra, ai dati che derivano dai sistemi spaziali, da Meteosat in particolare, così via, così via, così via. Questa è la realtà in cui noi siamo oggi. Questa è un'immagine di qualche anno fa, batteria quasi scarica, adesso poi la carico. Cioè, vediamo se questo mi si attacca. L'immagine della carrucciante tipo quella della Messina. Ma non si può arrivare a captare l'energia solare da sopra senza fare i pannelli solari e inquinare. Scusa? Stavo pensando, avevo detto... No, dico, cioè... Aspetta che devo mettere la corrente, se no si scarica. Così è, chiamio, Siamo in questa condizione. Questa è una immagine di un articolo di 2007. Ma ci siamo dentro ormai da un po'. Altro tema interessante. Sei d'accordo? Però devi spiegare che cos'è IPv6. L'IPv6 è l'erede dell'attuale IPv4. Che rispetto a quello attuale consente di indirizzare una quantità di macchine di gran lunga superiore, ma superiore di qualche ordine di grandezza, diverso ordine di grandezza. E quindi spiega bene, e che serve sta roba? Serve per poter connettere molti macchinari a testa. Cioè, diciamo, da un'era in cui si connetteva un PC a testa, è la transizione verso l'era in cui si connettono 40, non più PC, digli che cos'è yacht, Adriano, che cos'è yacht? Che cos'è? Yacht, IoT. La Internet of Things. Oh, e serve per... E spiega bene, no? No, abbiamo già parlato, le macchine, le automobili collegate alla rete, le case con l'automobile, con i sensori, con i frigoriferi collegati alla rete, con tutto collegato, tutto. Le sedie, i tavoli, tutto collegato. L'internet delle cose. Questo è il mondo, l'IPv6 è esattamente, sostanzialmente, il nuovo protocollo che consente di sviluppare l'internet delle cose. Questo apre... Oh, qua tu c'hai responsabilità con sta rete nella quale tu sei. E no, perché lui è una risorsa per voi, Perché da queste cose scattano una quantità di cose. Scusate il bisticcio. L'internet delle cose, questa è un'altra straordinaria opportunità di iniziativa sul versante startup. Sì o no? Un bel esercizio potrebbe essere quello, pensare ad esempio ad un pezzo modesto, sta zona qua, e immaginare come può essere sviluppato un sistema basato su IPv6
di Internet of Things. Cosa che può essere in qualche modo reso intelligente, interconnesso e utile per qualche cosa. Una rete di sensori, l'umidità, un sensore, oddio, sono stanco, ma comincio ad essere stanco, di movimento, dai, aiutami. Sì, c'è un altro termine, comunque vabbè, dopo mi viene in mente. E tu puoi sostanzialmente pensare ad un ambiente esattamente in grado di parlare, di raccontare, di contare il numero delle persone. Voi sapete che anche semplicemente uno strumentino di termografia è in grado di contare il numero di persone che ci stanno in questo momento qua dentro. Oppure anche un sensore di movimento o svariate altre cose sostanzialmente. Quindi fare un esercizio di ragionare in termini di intelligent building, quindi edificio intelligente in grado di colloquiare con altri ambienti e di interconnettersi attraverso le risorse della rete con altri contesti. Tu potresti tranquillamente pensare ad proprio un piccolo workshop di progettazione sul tema dell'internet delle cose. Comunque, adesso senza adesso, se no poi ti rompo troppo le scatole, però questo per dire, riprendendo un po' i ragionamenti, che veramente potete avere molte opportunità, perché per fortuna siete abbastanza diversi e la diversità è una condizione fondamentale per lo sviluppo, no? Questi sono quattro grandi, sicuramente le piattaforme social sono, ma questo è inutile sottolinearlo sostanzialmente, no? Sono uno dei grandi fattori dell'innovazione, è proprio l'interconnessione, il dialogo, le reti, è il mondo, lo scenario delle reti, il mondo delle reti sostanzialmente, tutto il versante del mobile, che vuol dire una quantità straordinaria di cose, così anche il cloud è anche un'altra possibilità sostanzialmente di accedere non solo ai propri dati, ma a quello che una città complessivamente è in grado di rappresentare in termini di attività che viene svolta, di flusso informativo. Ma pensate un momentino a Ceglie e a tutto quello che avviene e che è gestito digitalmente, proprio a Ceglie. Questo sarebbe un altro bellissimo esercizio. E quindi un civic cloud a cui cittadini, ma non soltanto cittadini, ma anche persone, possono accedere e in qualche modo partecipare all'insieme, in modalità diverse, a tutto quello che in qualche modo la città produce in termini di informazione. È un bellissimo esercizio, secondo me, che tu di nuovo con la Silvia potreste mettere in piedi, e anche sicuramente con Daniele e con altre persone che non conosco, che non ho conosciuto oggi e che forse qualcuna ancora resiste dall'altra parte della nostra stanza, insomma. Beh, questi sono almeno quattro importantissimi fattori della condizione in cui viviamo oggi, sostanzialmente, o no? Tu conosci meno, vabbè, questo protocollo IPv6, però ti ha spiegato che cosa serve. Cloud sicuramente ne hai sentito, ciascuno di noi ormai ha un'idea di cos'è il cloud. Questa è una roba fantastica. Chi la conosce? L'hai visto mai? Questa purtroppo è una roba. E adesso ho visto con mio grande orrore che è stato tolto dalla rete. Boh, qua siamo al 2008. Agenzia Europea dell'Ambiente, IEA, Amsterdam. Boh, è un ERT, vabbè. Dunque, la base è quella di Bing.
E su questa base, adesso vediamo se c'è un'altra immagine di dettaglio. Eccolo là. Allora, l'ambito di riferimento geografico sono allora erano 27 in realtà, prima della Croazia, che era 28. 27 paesi. Vabbè, ci sono dei dettagli, vedete questi bordini rossi intorno alle acque. E perché Water Watch, e quindi è l'osservazione della qualità delle acque e dell'aria, ed è la struttura dei dati che derivano dai dati delle agenzie ambientali regionali, quindi anche quella vostra, pubblicate in modo con modalità georiferita su una base, su un globo geografico sostanzialmente. Quello interessante, più che interessante, quello di più, è questa cosa. Questo è un pezzettino della Delta del Po, Barricata si chiama. Queste sono le valutazioni. Sostanzialmente i dati istituzionali, quelli acquisiti da sistemi, da sensoristica pubblica, venivano esposti e proposti alla collaborazione alle comunità locali. Questa è un'altra roba stupenda, secondo me, che potrebbe essere un'altra iniziativa di grandissimo interesse. E sostanzialmente stimolando le comunità locali a ragionare nel rapporto tra il dato qualitativo espresso dalle agenzie regionali, quindi con la sensoristica pubblica, con la propria valutazione basata sull'esperienza soggettiva. Il dato della qualità delle acque era buono, ma tu come lo valuti? Lo valuti in maniera analoga oppure vedi che là dove stai tu invece c'è una roba che fa schifo? E questa cosa appunto è valutazione pubblica e la valutazione delle comunità. E quindi cosa vedete dentro a questo affare? Dentro Aeon Earth? Dai. Un processo partecipativo. Soprattutto non solo. Il monitoraggio sulle attività dell'agenzia. È esattamente così, ma è il tema, non a caso questa serie di slide si chiama, no, conoscere per decidere, vicrazia e costruzione delle politiche pubbliche, e non a caso ho messo questa slide dietro, è proprio questo, è una delle modalità in cui, questo è l'approccio wiki sostanzialmente, di tipo collaborativo, cioè tu collabori, che può essere collaborare non vuol dire confliggere, vuol dire sostanzialmente dialogare e poi esprimere, ovviamente dare contributi utili a riqualificare, magari a riposizionare il sensore o integrarlo o aggiungerne un altro con caratteristiche tali da poter in qualche modo leggere, interpretare la valutazione soggettiva esperienziale che ciascuno di noi è in grado di dare in quanto soggetto che vive una certa realtà, no? Vabbè, perché sto cercando la penna, dopo non so dove l'ho, vabbè, non importa. No, la penna da scrivere, vabbè, fa niente, vai. Il tema di Alberto è esattamente questa cosa così. L'azione del governo al tempo della rete, capirla, progettarla, viverla da protagonista. Questo è un libro bellissimo, fatelo riraccontare senza addormentarti, ho leggito per conto tuo, ve lo consiglio, è un libricino anche piccolo, molto molto bello. E questo appunto, no? Le politiche possono diventare la mobilità di un'idea. Il tema fondamentale, la parola chiave è intelligenza collettiva. Questo è. Passa attraverso un filtro, cioè ci sono delle...
Stai riferendoti a Ion Earth? Sì. No, viene assolutamente esposto. La cosa interessante è che quindi tutti sono in grado, quindi sia chi si occupa della gestione della struttura dati, quindi del sito, eccetera, ma anche le comunità locali e non soltanto le comunità locali. Quindi tu puoi misurare sostanzialmente la distanza tra quello che il sistema delle istituzioni pubbliche è in grado di rappresentare e quello che invece è il punto di vista delle comunità locali. Beh, cazzo, questa è una roba molto bella. Sì, questo è molto interessante. È solo questo? Cazzo, abbiamo riempito di cose interessanti. Che cazzo? Ma perché, macco, quante ne vuoi? Ciao. Sì, sì, questo ve lo consiglio, come anche varie altre cose che non vi siete appuntati. Ma la qualità delle acque, mi domandavo. Esisterà un sensore portatile? Mamma mia, ce ne sono di in autonomia può fare. Che può misurare? Sì, sì, assolutamente. Se c'è un sensore mi sono la salinità, il pH. Pensavo agli enzimi attivi, c'è l'ira di Dio. C'è un mio amico e collega, si chiama Goffredo Loggia di Palermo, lui è un ingegnere idraulico molto bravo. Ingegnere idraulico ambientale, lui che sviluppa da anni questo paradigma molto interessante, forse ti è capitato, che si chiama Blue Green Dream. Questo Blue Green Dream, scrivetelo perché poi è un'altra roba di quelle molto interessanti. Blue Green Dream cosa vuol dire? Loro sostanzialmente questo è un movimento molto innovativo che si occupano di idraulica urbana. Idraulica urbana e delle nuove modalità di progettazione dell'idraulica urbana che cuce insieme blu l'acqua, green il verde, quindi per ripermeabilizzare superfici impermeabili, per garantire quindi un più lento assorbimento ovviamente delle acque meteoriche e quant'altro, quindi è un modello culturale per reimmaginare in maniera più sostenibile e più resilienti le nostre città. È presente quando le lame sboccano e fanno il casino, insomma, Blue Green Dream interviene esattamente su quella, su quei tipi di criticità. Blue Green Dream, datelo a vedere. Questo è un altro bel tema di progettazione. Che comporta che con Blue Green Dream cosa vuol dire? Dai, adesso me lo dice però. Adesso no. No, è che discorso. No, che vuol dire in termini di sviluppo progettuale? Integrato tra la gestione delle acque. Ma che vuol dire gestione delle acque? Da un punto di vista un po' tanto dei. È la gestione del verde alla fine, che sono un po' così. D'accordo, beh, certo. No, al di là del blue green, questo lo sappiamo. E l'acqua devi sapere quanto le viene giù. E per sapere come fai? E come? Sono strumenti di misurazione dell'acqua. Beh, intanto con tutti i modelli meteo che sono fondamentali, bombe d'acqua, cioè, no? Quello che succederà tra domani, non mi capita quando sto in aereo. Vabbè. Che anche venire giù, sopra Roma c'era un casino infernale. Vabbè. Sì, intanto appunto tutto il versante delle previsioni meteo che sono sempre più complesse e che derivano da quel disegnetto che tu con un po' di sacrificio ci hai raccontato, no? E dopodiché ci sta tutta la sensoristica e che utilizza appunto sensori anche molto 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 economici per l'apprezzamento dei livelli delle falde sia superficiali, cioè delle falde sia della rete idraulica di superficie che di quella profonda e quindi sensoristica diffusa che dà ovviamente le condizioni.
L'altra cosa fondamentale è che è necessario, che, insomma, però questa roba qua ci dovete ragionare voi. D'altro canto tu devi avere un'idea di che cosa, da un lato l'acqua che viene giù. Dall'altra capacità di sbattimento dell'acqua. E che deriva da? Dal grado di impermeabilizzazione. E il grado di impermeabilizzazione come lo crei, come ce lo puoi avere? In base al rilevamento. Di che genere? Tra verde e non verde. E come lo fai? Conti. Beh, materiali, si rilevano i materiali della superficie. Vabbè, ma sta roba qua, se tu devi fare un progetto, che come fai? C'hai qualche dato che ti consente? Sì, ma anche là anche i droni sono utili, quindi sono dati di nuovo satellitari, dati che derivano ortofoto e classificatori, i cognition, e classificatori che quindi ti vanno a contabilizzare le superfici, il classificatore d'oggetti che lavora sia sulla componente geometrica, quindi sulle forme, sulle superfici, quindi ti contabilizza quanto è la superficie di un di un parcheggio cementato o di un cortile di una scuola cementata, e poi ti dice qual è il contributo che tu puoi avere intervenendo, no? Con un altro tipo di pavimentazione o riducendo o comunque modificando i criteri e la normativa edilizia, no? Certo, certo, ma certo. E aratura accelera ovviamente tutti i processi di dilavamento, cioè, poi soprattutto, e di nuovo lì DTM e DSM sono fondamentali per questo tipo di... Allora, state un po' riconnettendo un po' di tecnologie con applicazioni e con progetti ovviamente, Blue Green Dream appunto è un'area progetto. Infatti la cosa, insomma il mio tra virgolette messaggio è proprio questa roba qua, quindi tecnologie, il senso dell'uso delle tecnologie, progetti, iniziative che possono scaturire appunto dalla valutazione di un segmento di mercato, di nicchie di mercato all'interno del quale ci si può collocare. Beh, insomma, se passano un po' delle cose che vi sto dicendo, sono anche contento. Insomma. E l'information design, questo è un altro strumento cruciale, proprio è la... E la progettazione dell'informazione. Design vuol dire progetto, non è, ormai non è il design, è proprio un approccio alla progettazione che parte sostanzialmente dalla persona. Cioè voi avete, insomma, Smart City da dove deriva? Avete un'idea? Questa storia, ma tutti quanti Smart City, Smart City. Questa roba qua se l'ha inventata Big Blue. Big Blue sta per IBM. IBM 2006-2007 se ne esce con un nuovo modello di business che si chiama Smarter Planet. Tu l'avrai magari incontrato. Se te lo scrivi Smarter Planet, esattamente, è un nuovo paradigma del marketing di IBM. Al centro, cioè per vendere l'informatica, bisogna ripartire dalle persone. Pianeta intelligente vuol dire partire dalle persone, dalle attese, dai bisogni delle persone che si rivolgono al... Andatelo a vedere, Smart... no, non ci stanno a fare, che devo fare, però andatelo a vedere, Smarter Planet, sono 2006-2007, e adesso è proprio, spesso capita sui giornali, interi paginoni, vuol dire questa cosa, e l'IBM, guarda, è stato e continua a essere, io ne parlo spesso con questo mio amico che si chiama Fabrizio Renzi, se tu lo trovi a vedere, ti ho detto se mi mandate gli indirizzi mail vi metto nella mailing
e a settembre, seconda metà di settembre, facciamo questo seminario su Analytics. E, insomma, IBM è stato un driver dell'innovazione, anche se è un'immagine stranamente non positiva, ma anche tutto il cloud. Il cloud è frutto hanno avuto sempre, guarda, straordinariamente, un ruolo di innovazione culturale mostruosa. Tutta la vicenda smart city, smart community, deriva da quell'approccio smart, andatelo a vedere, Smarter Planet di IBM, cloud è la stessa cosa, è prodotto da processi innovativi complessi, che poi diventano, però il cloud nessuno, adesso, cloud l'attacchi praticamente a Telecom perché ci sta la pubblicità di Telecom, no? Invece la matrice proprio culturale, cioè la concezione di quella nuova prospettiva, un nuovo scenario sicuramente di innovazione, di condivisione appunto di dati, deriva appunto da grande realtà di IBM, insomma, ecco. L'informazione design appunto è la progettazione dell'informazione, questa è una modalità fondamentale su cui dobbiamo impegnarci continuamente a ragionare proprio. L'informazione proprio è insomma, ormai è il combustibile del presente e soprattutto e sicuramente del futuro. E questo è proprio e quindi il design, quindi è la progettazione, che vuol dire molte cose, vuol dire progetto, vuol dire anche l'interazione, vuol dire è tutto il resto delle cose, insomma. Sì, strettamente legato appunto allo sviluppo dei modelli di conoscenza, insomma, no? E in particolare sulle vicende legate al territorio, eccetera. Adesso non è vero, però l'acqua non ci sta. Sì, ciò. No, è finito. Forse ce n'è ancora un po' qui. Cioè qua, grazie. Non ho capito. Non stavamo valutando il tempo. Ho detto la stanchezza. Ci possiamo fare un giretto fuori e poi chiudere, magari possiamo, non dobbiamo chiudere verso le 6. Facciamo una sosta di 10 minuti, io poi direi che possiamo, credo che possiamo chiudere, e messo un ragionamento tipo proprio di propositivo, di iniziative che possono essere in qualche modo messe così sul tavolo e fare un ragionamento su queste cose, insomma, per quanto mi sono sforzato un po' di interpretare un po' così queste indicazioni che ho avuto molto utilizzo delle mappe per progettazione a diverse scale. Ci vediamo sabato e domenica. Sono queste cose di cui stiamo parlando. Poi anche il concetto di scala, secondo me, è un concetto che va eliminato. Perché tu c'è una struttura dei dati che poi... Come li fai a definire una scala? infatti, questo è un po'... Dipende molto dall'interaction design, cioè dall'interazione che ciascuno di noi ha con... È una scala che in qualche modo dipende proprio da... come dire, una scala di tipo soggettivo che dipende in qualche modo dal modo con cui noi consideriamo il nostro ambiente, questo piuttosto che questo tempo, e così via. Quindi il concetto è veramente talmente relativo che proprio con i nostri riferimenti, il 100.000, il 10.000, il 10.000, il 5.000, il 5.000, l'1, ma l'1 anche, insomma, e così via. È veramente una metrica
poco adatta ormai alle cose che ci circondano, alle cose di cui ci occupiamo, insomma. C'ho 10 minuti di intervallo, poi. Allora, una comunicazione per tutti, per chi ci segue in streaming. Noi terminiamo la nostra sessione fuori e vi rinnoviamo l'appuntamento per venerdì 20 giugno con Andrea Genovese. Grazie e buon proseguimento.